Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere i migliori annunci manga fatti a giugno e nella prima parte di luglio 2024. Vi ricordo che questo è un format mensile dove ogni volta andremo a vedere gli annunci che vengono fatti nei mesi in questione. Non sono tutti, ma solamente quelli che a me maggiormente ispirano e che io vi consiglio. In questo arco di tempo non sono stati annunciati tantissimi titoli, però ce ne sono alcuni di grandissima qualità. Oggi ne andremo a vedere 6 e 2 di questi per me sono due annunci clamorosi e direi di non perdere altro tempo e di partire proprio da questi due. Iniziamo dal primo, che sarà portato da Toshokan, una notizia che ha dell'incredibile perché stiamo parlando di Fire di Hideko Mizuno. Se non sapete che cos'è Fire, non sapete che cos'è Hideko Mizuno, adesso cerco di darvi le risposte. Semplicemente uno dei manga shoujo più importanti di sempre, di una delle mangaka più importanti della storia del manga. Ho letto recentemente anche il suo MOOC giapponese, che l'ho utilizzato come un'ottima fonte di studio. Mi ha aperto davvero un mondo e mi ha fatto capire il perché è considerata tra le autrici più influenti della storia. È stata scoperta negli anni 50 da Osamu Tezuka e fa parte dei suoi eredi. E nel primo del dopoguerra dei manga per ragazze è stata pioniera di nuovi modi di espressione proprio per il fumetto. Le sue opere hanno influenzato molteplici mangaka successivi, ad esempio grande influenza sul gruppo delle 24, inserendo dei temi che fino a quel momento non erano mai stati trattati. L'autrice ha anche una grandissima conoscenza, ad esempio, del balletto, dell'opera, della mitologia, tutte tematiche che poi sono state utilizzate nello shoujo manga. E per farla breve, nel corso della sua carriera ha scritto storie fantastiche, drammi, storie sentimentali, ha esplorato notevolmente nella sua scrittura, nel suo disegno, anche illustrando fiabe, fino ad arrivare proprio a Fire, il manga annunciato da Toshokan, che è uno dei capolavori dello shoujo manga degli anni 70. Scritto tra 69 e il 71, lo si può classificare come il primo manga rock dello shoujo incentrato sulla musica rock, che descrive proprio la vita di un musicista rock americano. È assolutamente il manga più emblematico della sua produzione ed è anche il manga a cui l'autrice tiene di più. Ed è anche il primo manga shoujo nella storia ad aver mostrato un rapporto sessuale esplicito. Hideko Mizuno è anche l'unica autrice donna ad aver vissuto, ad aver lavorato anche al Tokiwaso, famosissimo per aver ospitato al suo interno autori incredibili come Tezuka, Shota Rishinomori, e nel 2020 è stato anche inaugurato come museo proprio in Giappone, dove ancora si può ammirare e trovare la stanza di Hideko Mizuno. Quindi possiamo renderci ora conto quale grande opera ha annunciato Toshokan. Si sanno già alcuni dettagli sull'edizione: avrà un formato A5, saranno in totale due volumi al prezzo di 24,90€ per ogni volume. Il prezzo è altissimo. L'edizione però è uguale all'ultima uscita proprio di Fire in Giappone. Spero che in qualche modo il prezzo venga giustificato, perché 24,90€ non sono pochi, però capisco anche la grandissima difficoltà nel portare un manga di questo calibro e un'autrice come Hideko Mizuno. Quindi devo fare assolutamente i complimenti a Toshokan. Non mi sarei mai aspettato anni fa che arrivasse Fire. L'uscita prevista è per novembre 2024. Per me questa è un'impronta che le case editrici devono seguire. Vi ricordo che per lo shoujo manga sono inediti capolavori su capolavori. Fire è sicuramente uno di questi. Complimenti vivissimi a Toshokan, non vedo l'ora che esca. Passiamo ora al prossimo annuncio, che è una nuova edizione. È stata annunciata da Planet Manga. Vi sto parlando della nuova edizione di Tiger Mask, l'uomo tigre. Manga del duo Ikekijiwara e Naoki Tsuji. Per chi non sapesse, Ikekijiwara è anche l'autore di Rocky Joe e della Stella dei Giants. Quindi nuova veste grazie a Panini, un classico dello shonen pubblicato tra il 68 e il 71. Non credo che abbia bisogno di tantissime presentazioni, anche l'anime è stato davvero seguitissimo. Era stata portata in precedenza qui proprio in Italia un'edizione da Salda Press tra il 2001 e il 2007, completa in 15 volumi, poi ripubblicato nel 2013 anche da Planet Manga, che aveva annunciato la ripubblicazione della serie in 15 volumi. Questa nuova di Planet Manga avrà 7 volumi in totale e adatta perfettamente l'ultima edizione uscita, la Perfect Edition in Giappone. La stessa casa editrice ci ha promesso un'edizione di qualità. Stiamo parlando comunque di un classico. A me piace moltissimo quando si punta sui classici. Non avevo mai letto L'Uomo Tigre, quindi questa può essere anche per me la perfetta occasione per recuperarlo. Annuncio anche leggermente inaspettato, arrivato un po' casualmente con un post, un video su Instagram da parte di Panini, ma davvero ben apprezzato. Ora vediamo la data di uscita, quando sarà. Aspettiamo ulteriori informazioni. E sempre tornando in casa Toshokan, abbiamo altre uscite interessanti.
importanti che ha annunciato. La prima è l'assistente delle rose, volume unico di Nami Saso, che sarà proposto al prezzo di 10,90€. Un josei scritto tra il 2019 e il 2020, manga davvero interessantissimo, perché andremo a scoprire dagli occhi della mangaka, che ormai ha più di 60 anni, ha vissuto nel periodo proprio di massima espressione e evoluzione dello shoujo manga, gli anni 70. Ci va a parlare delle sue esperienze, dei suoi aneddoti, proprio per quanto riguarda il gruppo delle 24 e le altre grandiose mangaka che hanno contribuito all'evoluzione dello shoujo. Devo ammettere che è un titolo che mi dà altissime aspettative, proprio per anche andare a conoscere in modo più dettagliato e magari personale proprio questi avvenimenti. Consideriamo che la stessa mangaka si è ritirata all'età di 32 anni, con il suo punto di vista, dato che ha lavorato come assistente per autrici leggendarie, proprio da cui prende il nome e il titolo del manga. Altro titolo fantastico, complimenti a Toshokan. E anche i prossimi due titoli di Toshokan sono due josei, annunciato solamente in questo ultimo periodo, solamente shoujo e josei. Una cosa per me incredibile, Toshokan sta facendo un lavoro immenso. Abbiamo un altro volume unico che è Il naufrago e la rondine, e per tematica ci spostiamo notevolmente dai titoli precedenti. Sarà proposto al prezzo di 11,90€. È un manga josei a impronta slice of life e sentimentale, di Nijimi Oikawa, nuova mangaka quindi ad arrivare qui in Italia, con un bellissimo stile di disegno molto pulito, e riesce anche a essere molto brava nelle espressioni facciali. Parla di un'imbarcazione che arriva su un'isola remota che trasporta un yakuza ferito. Una giovane che è proprio una dipendente dell'emporio dell'isola si prenderà cura dell'uomo e i due cercheranno un nuovo punto di partenza. Mi ispira anche questo parecchio. Sappiamo che tante volte i volumi unici si possono rivelare delle piccole perle. Mi mette sicuramente delle ottime vibes. La data di uscita è sempre novembre 2024, come anche gli altri titoli di Toshokan. E l'altro titolo, sempre josei, volume unico, è Madri di Umi Kusahara. Prezzo sempre 11,90€. Sono delle storie che ci parlano del vasto e complesso mondo di relazione che si instaurano tra figli e genitori. Vi faccio passare anche lo stile di Umi Kusahara, molto delicato. Mi aspetto delle storie molto impattanti, riflessive, e mi sembrano proprio anche delicate. Sono in totale 12 e avranno tutte un loro significato a sé stante. Questo è il tipo di volume unico che prenderei anche a scatola chiusa, perché apprezzo anche le storie che fanno riflettere proprio sul senso della vita. E direi che siamo arrivati all'ultimo titolo annunciato, questa volta è di Magic Press, e vi sto parlando di In These Words. È un manga boys love che era stato portato al tempo da Sinna Publishing, ora riproposto da Magic Press. Siamo arrivati a 4 volumi ed è ancora in corso. Prima di fare questo video mi sono un po' documentato sulle varie recensioni all'estero, e ne parlano davvero molto bene. Molti lo classificano come un horror, un thriller. Parla di serial killer, di omicidi, di assassini, e lo fa con uno stile di disegno davvero molto sofisticato. Disegni spettacolari anche come le stesse illustrazioni. Sicuramente avrà contenuti molto adulti. Mi aspetto una storia super misteriosa, ha delle vibes molto dark. La mangaka, che in realtà è un duo, è Guilt Pleasure, che sono due autrici taiwanesi. Una si occupa della storia, una si occupa invece di disegni. A me ispira e sono curioso di vedere che impronta verrà data a questa storia. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video sui migliori annunci fatti a giugno 2024, nella prima parte di luglio. Fatemi sapere se ve ne ispira qualcuno tra questi, se ce ne fossero altri tra gli annunci fatti che non sono presenti in questo video. Lasciate come sempre un mi piace, un commento, e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.